Ammazza quanti ne ammazza. Benvenuti su WatchMojo Italia, oggi con un'altra lista di quelle accurate. Vediamo una top 10 degli eroi action nel mondo del cinema, nella storia cinematografica, che hanno il maggior numero di gente accoppata nei propri film. Per avere però un massacro assolutamente corretto e sportivo, non si possono considerare persone con superpoteri, non si possono considerare mostroni giganti, anche se protagonisti dei propri film, perché grazie che fai un passo e smezzi una città, e non si possono considerare morti che non si vedono a schermo. Tipo uno che preme un pulsante e fa esplodere una bomba atomica, uccide tutti da un'altra parte, non vale. Pavido. Quindi, detto ciò, attivate la campanellina degli avvisi per rimanere aggiornati sui prossimi video, altrimenti per quanto la mia vita non sia un film ci entro anche io in questa top, ve lo giuro. Seguitemi su Instagram, perché sì, e andiamo! Alla numero 10 con John Matrix in comando. Partiamo lenti con Arnie, che 2 anni prima di finire nella giungla contro un mostro schifoso si allenava e faceva le simulazioni tingendosi lo stesso la faccia andando a caccia di sua figlia rapita da dei tipi molto cattivi prima che Liam Neeson lo rendesse una moda. È anche molto più incazzato del Liam, e sebbene non lo dia a vedere, con espressioni facciali che purtroppo non era in grado di adottare, comunque come attore era perfettamente in grado e bravissimo a far finta di premere un grilletto addosso a un numero che è di o 87 o 88 persone. Ad oggi si è ancora incerti a causa della confusione nel finale. Un giorno forse questo enigma che tutti tormenta da tanto tempo verrà risolto. You're a funny guy, Sally. I like you. That's why I'm going to kill you last. Alla numero 9, John Preston in Equilibrium. Andiamo con Christian Bale, che è tutto tranne che un buon Christian in questo film in cui prima ammazza i buoni, poi si sente in colpa e ammazza i cattivi del regime. Comunque sia, una cosa certa, ammazza 118 morti, che sono più o meno, considerando la durata del film, un morto al minuto. Se in tutto questo ci aggiungete che per la prima ora e 20 praticamente non muore nessuno, in 10 minuti nel finale muore una cosa come una persona ogni 2 secondi. Bravissimo. Alla numero 8, Mr. Smith in Shoot 'Em Up, un film che letteralmente si chiama Sparagli, e Clive Owen, da bravo ragazzo quale è, segue alla lettera le istruzioni. Anche qui, per salvare una vita, giustamente ne toglie con armi convenzionali e improprie come carote e matite 141 persone, con una media di 1,5 morti al minuto di film, però spalmati in maniera equilibratissima, a differenza di Equilibrium prima, che è tutto tranne che il suo titolo, per tutta la durata del film, che rimane fedele al suo titolo per 90 minuti costanti. Complimenti. Alla numero 7, James Braddock nella serie dei Rombo di Tuono, anche conosciuta col titolo inglese Missing in Action, che è il titolo poi del prequel di Rombo di Tuono e anche del suo sequel, starring l'immortabile, ma anche decisamente, che ho detto l'immortabile? L'immortale, ma anche decisamente, dicevo, mortale, sì, per gli altri, Chuck Norris, o okay, che si potrebbe dire che il Chuck in questo caso bara, perché i suoi 150 morti trucidati in un sano emulare Rambo in Vietnam sono distribuiti su 3 film, mentre i suoi colleghi si danno molto più da fare, abbiamo visto in una singola pellicola. Ma bisogna, scusatemi, ammettere che è anche bella la costanza, che non è da tutti, e la longevità, mantenendo una media di 50 morti a film tonda tonda, che fai di lui un gran professionista. Thanks. E alla numero 6, Frank Castle nei Punisher. E qui invece andiamo con un personaggio che è appunto solo il personaggio senza l'interprete, perché sono vari quelli che punisherano per bene chi si merita di essere punisherato nei film della serie, da Dolph Lundgren, che ne accoppa 70, Ray Stevenson, che rialza mettendoci il carico con un competentissimo 82, che poi è anche il Punisher che sembra crederci di più, davvero felice di ammazzarli tutti. Il totale è un precisissimo 173, meritevoli di punizione, morti sparati o esplosi quasi tutti nell'arco di film, particolarmente dal brutto al bruttino, ma comunque. Alla numero 5, John Wick nella serie dei John Wick, aggiornato ovviamente al 4º film, comunque sia il John non riesce a sfondare la classifica, ma come vedremo è comunque uno dei migliori su una serie relativamente breve di film, essendo tra l'altro sempre lui come attore, il Keanu in pratica gli ultimi 10 anni della sua vita li ha passati a far finta di ammazzare altri esseri umani. Deve essere quasi alienante per certi versi. Sono 439 le povere ma neanche troppo anime che manda a cagare a fuoco lento all'inferno per avergli prima e soprattutto ammazzato il cagnolino. È un numero davvero strepitoso dal quale dovremo tutti prendere ispirazione e emulare. Or do you wanna just give me a gun? Alla numero 4, Ogami Ito nei Lone Wolf and Cub, serie di film che non credo sia mai uscita in Italia, ma potete facilmente recuperare in giapponese sottotitolata, basata sull'omonimo manga. Ogami è un ronin che se ne va in giro con il suo figlio di letto di 3 anni e soprattutto la sua katana, con cui stacca la testa a una metà abbondante del Giappone, provocato o meno, lui comunque gliela stacca perché sì. Su 6 film sono più o meno 500 le persone scatenate, dico più o meno perché purtroppo è difficile reperire un conteggio ufficiale. A vedere tutti i suoi film, tra l'altro tenendo il conto
non è esattamente una delle cose che ho intenzione di fare io nel mio tempo libero, quindi mi baso solo su internet. Comunque 150 nel solo sesto film sono stati per molto tempo un bel record di morti per singola pellicola. E alla numero 3 John Rambo nei Rambo, incredibile, non in vetta. Comunque il Silvesterone ha avuto una carriera davvero ammirevole, considerando che come Rambo nel primo film molta gente pensa che sbudelli chissà chi, invece ammazza una sola persona, davvero deludente. Certo, ha una media uccisioni morti di 1 a 0, che è comunque in positivo, è ben lontana però da quella di un vero pro. Ma non si arrende, passa l'off season ad allenarsi in palestra e quando ricomincia il campionato si fa trovare pronto, pur partendo dalla panchina, e con il secondo però che arriva l'impennata decisiva, 75 uccisioni. Poi nel terzo si conferma uno dei migliori della Lega con 115 e un folle 254 nel quarto. E se ci si mette anche il quinto si arriva a un bel 499 morti, però certificati e accertati. Quindi li considero meglio dei forse 500 di Ogami. E alla numero 2, James Bond nella saga degli 007. Questa è davvero un po' una forzatura, però va messa, perché innanzitutto dice grazie Harry, anche io ammazzavo 663 persone. Iniziavo dal 62, ho avuto davvero tanto tempo, troppo, ed è vero. C'è da dire però che quelle persone non si sono certo ammazzate da sole, ma si può anche obiettare che alcune versioni di Bond sono state davvero scarse. Basti ricordare George Lazenby, che partecipa al massacro solo con un film e porta referto solo 6 morti, davvero ridicolo. Infatti poi viene subito tagliato dal roster dalla parte della società che non ne poteva più. Brosnan migliora e si porta sui 120 e Craig è chiaramente il migliore con un onestissimo 310 persone. Tuttavia, per quanto altri si siano dati da fare di più, siccome conta il personaggio, mi spiace ma va messo al secondo posto. E alla numero 1 concludiamo quindi con i mercenari, e mi sembra giusto concludere con gli Avengers di questa top. Tutti quelli che abbiamo appena visto in pratica fanno Go Power Ranger e si uniscono in un Megazord versione pluriomicida tutto loro. Qui ovviamente si contano le kill di gruppo, che sono difficilmente calcolabili, ma internet ci viene in aiuto in questo caso con una precisione, una metodicità e una dovizia di particolare davvero superba. Apprezzo sempre quando tanta professionalità viene impiegata per temi importanti come questo, e sappiamo che il Chuck, il Dolfone Nazionale, il Silvesterone Internazionale e l'Arnold Intergalattico mandano a cagare 1191 persone, tutte con una famiglia, dei figli e dei sogni per il futuro. Ma questa è un'altra storia.